cappuccetto rosso. C'era una volta una cara ragazzina. Solo a vederla le volevano tutti bene, e specialmente la nonna, che non sapeva più cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto rosso di velluto rosso, e poiché le donava tanto che essa non volle più portare altro, la chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. Un giorno sua madre le disse: «Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino. Portali alla nonna. È debole e malata e si ristorerà. Mettiti in via prima che faccia troppo caldo. E quando sei fuori, vada brava, senza uscir di strada. Se no, cadi e rompi la bottiglia e la nonna resta a mani vuote. E quando entri nella sua stanza, non dimenticare di dir buongiorno invece di curiosare in tutti gli angoli». «Farò tutto per bene», disse Cappuccetto Rosso alla mamma e le diede la mano. Ma la nonna abitava fuori, nel bosco, a mezz'ora dal villaggio. E quando giunse nel bosco, Cappuccetto Rosso incontrò il lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura. «Buongiorno, Cappuccetto Rosso», egli disse. «Grazie, lupo. Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso?» «Dalla nonna». «Cosa hai sotto il grembiule?» «Vino e focaccia. Ieri abbiamo cotto il pane. Così la nonna, che è debole e malata, se la godrà un po' e si rinforzerà». «Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso?» «A un buon quarto d'ora di qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce. Là c'è la sua casa, è sotto la macchia di noccioli. Lo saprai già», disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensava: «Questa bimba tenerella è un grasso boccone e sarà più saporita della vecchia. Se sei furbo, le acchiappi tutte e due». Fece un pezzetto di strada vicino a Cappuccetto Rosso, poi disse: «Vedi, Cappuccetto Rosso, quanti bei fiori? Perché non ti guardi intorno? Credo che non senti neppure come cantano dolcemente gli uccellini. Te ne vai tutta contegnosa, come se andassi a scuola, ed è così allegro fuori nel bosco». Cappuccetto Rosso alzò gli occhi, e quando vide i raggi del sole danzare attraverso gli alberi e tutto intorno pieno di bei fiori, pensò: «Se porto alla nonna un mazzo fresco, le farà piacere. E tanto presto, che arrivò ancora in tempo». Dal sentiero corse nel bosco, in cerca di fiori, e quando ne aveva colto uno, credeva che più in là ce ne fosse uno più bello, e ci correva e si addentrava sempre più nel bosco. Ma il lupo andò difilato alla casa della nonna e bussò alla porta. «Chi è?» «Cappuccetto Rosso, che ti porta vino e focaccia. Apri!» «Alza il saliscendi», gridò la nonna. «Io sono troppo debole e non posso levarmi». Il lupo alzò il saliscendi. La porta si spalancò e, senza dir molto, egli andò dritto al letto della nonna e la ingoiò. Poi si mise le sue vesti e la cuffia, si coricò nel letto e tirò le coperte. Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori, e quando ne ebbe raccolti tanti che più non ne poteva portare, si ricordò della nonna e si incamminò. Si meravigliò che la porta fosse spalancata, ed entrando nella stanza ebbe un'impressione così strana che pensò: «Oddio mio, oggi che paura! E di solito sto così volentieri con la nonna», esclamò. «Buongiorno!» Ma non ebbe risposta. Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine. La nonna era coricata, con la cuffia abbassata sulla faccia, e aveva un aspetto strano. «Oh, nonna, che orecchie grosse! Per sentirti meglio!» «Oh, nonna, che occhi grossi! Per vederti meglio!» «Oh, nonna, che grosse mani!
«Per meglio afferrarti!» «Ma nonna, che bocca spaventosa! Per meglio divorarti!» E subito il lupo balzò dal letto e ingoiò il povero cappuccetto rosso. Saziato il suo appetito, si rimise a letto, s'addormentò e cominciò a russare, sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò: «Come russa la vecchia! Devo darle un'occhiata. Potrebbe star male.» Entrò nella stanza e, avvicinatosi al letto, vide il lupo. «Eccoti qua, vecchio impenitente», disse. «È un pezzo che ti cerco.» Stava per puntare lo schioppo, ma gli venne in mente che il lupo avesse mangiato la nonna e che si potesse ancora salvarla. Non sparò, ma prese un paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso e dopo altri due la bambina saltò fuori, gridando: «Che paura ho avuto! Com'era buio nel ventre del lupo!» Poi venne fuori anche la vecchia nonna, ancora viva, benché respirasse a stento. Il cappuccetto rosso corse a prendere i pietroni con cui riempirono la pancia del lupo. E quando egli si svegliò, fece per correre via, ma le pietre erano così pesanti che subito s'accasciò e cadde morto. Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore scuoiò il lupo e si portò via la pelle. La nonna mangiò la focaccia e bevve il vino che aveva portato Cappuccetto Rosso e si rianimò. Ma Cappuccetto Rosso pensava: «Mai più correrai sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te l'ha proibito».